Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Stellar Blade. Dunque, nell'ultimo video eravamo scesi qui, nell'abisso del Voir, e mi ero fermato qui, poco prima di questo rompicapo. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate un like per supportare il canale, la serie, e se volete iscrivetevi per seguire tutti i miei contenuti. Allora, andiamo avanti senza indugi. Qua, vedete, dovete premere in ordine triangolo, pallino, X quadrato. Sempre così poi si va avanti, eh. Allora, triangolo. Allora, non mi ricordo quale X, se quella o l'altra. Ecco, sì, ovviamente non dovete andare su quelle Forse lo piattaforme lì. schema sotto i tuoi piedi è un indizio. Ma no, veramente, non l'avrei mai detto. Ah, che pigliarla qua dovevo andare, vero? E cos'è che volevo dire? Sì. Il platforming non è di certo uno degli aspetti migliori del gioco. Dai. Ma no! Oh, mi è scivolata da solo, ragazzi. Mi è Forse lo schema scivolata da sotto sola. È i tuoi troppo piedi è un sensibile alla indizio. vertebra logica, pazzesco. Ve lo giuro su quello che volete. Dovremmo aver finito. Se non sbaglia. Eccoci qua. Carino comunque. Bene, andiamo alla prossima area. Questi non li devo prendere. Allora, qui ricarico le munizioni. In teoria posso. No, non posso. Vabbè, attiviamo l'accampamento giusto per. Dovremmo riuscire a finire questo pezzo in quest'oretta, almeno spero. Oh, Rileva una cella cavolo. di fusione in quel generatore. Portiamola via di qua. Qua c'è da fare un attimo un enigma con i laser. Però mi devo ricordare Ci serve una cella di fusione per uscire da qui. dove andare. Qua. Ah, qua posso ricaricare le munizioni. Ah, mi ricarica solo quelle. Ok. Devo attivare prima i laser sotto, appunto, da qua. Apriti, sesamo. Ah, i mortacci. Qua è un po' The Space, fa un po' spaventare. Avevo già letto sta cosa. Vabbè. Oh, merda! A parte che non avevo letto solo io sta cosa. Vai, levati dalle palle, va. Bello, che mira di merda. Sparare nel mio forte nei giochi, eh. Oh, bene. Ah, ho sbagliato. Tac. Formattatori PA mai usati. Mai usati, veramente. Allora. Poi queste qua si aprono, vedete, dopo, mano a mano. Vediamo. Oh! One shot, one kill. Ok. Questa parte l'ho apprezzata, ve l'ho detto, eh? Mi è piaciuta particolarmente. L'altra porta è aperta. Peccato per la visuale che a volte impazzisce. Beh, non è che è un problema di Stellar Blade, questo è un problema di tantissimi giochi. Qua è molto bella l'ambientazione. Hanno lavorato molto bene in queste aree qua. Non capisco poi perché abbiano replicato, come ho già letto negli altri video, il deserto. Cioè, la landa, deserto, il grande deserto, deserto. Cioè,
non è una cosa che mi ha dato particolarmente fastidio. Devo andare, eh? Mi sono perso. Ah, lì. Il fatto che non possa attutire la caduta qua mi preoccupa. Vediamo un attimo. Potrebbero fare un aggiornamento di sviluppatori che se uso il doppio salto viene attutito il danno. Quella è un po' una pirlata, avevo già letto anche questa cosa qua. Non ho la più quale idea di dove io debba andare, non ricordo. Cos'è che mi sta sfuggendo? Dai, mi sta sfuggendo per forza qualcosa. Non è che devo leggere per forza quello? No, non penso. O non ho visto una porta, sono così ciecato. Che cazzo? A meno che io adesso non possa, che pirla che sono, volete vedere che posso? Eh no. Qui c'è qualcosa che non mi quadra. Eh? Fatemi prendere questo. No, modulo potenziamento drone. Non l'avevo manco visto questo. Ma questo... Non eravamo venuti qua? Oh, oh, perfetto. Il laser è attivo, scendiamo. Ok. Qua c'erano un botto di nemici, eh. Cioè, se colpite le teche lì. Ah, tra l'altro qua c'è un'imboscata, se non ricordo male, vediamo. Volevi... Vai, fuori dalle palle. Headshot, headshot. Ops. Non l'ho visto, l'immortacci di tua madre. Bella la visuale, mamma, quando fa così la visuale mi fa veramente sparare solo delle bestemmie succose. Dà proprio fastidio. Dai, fuori dalle palle. Ma... Ah, ok. Ok. No, questi non li devo raccogliere per l'altro finale. Di qua. Salve. Mai usato anche gli oggetti da lancio, che a dire il vero sono molto utili anche contro i boss, eh. Ovviamente qua mi fa usare la scala. Allora, giù. Perfetto. Diamoci da fare qua. Allora, tra l'altro qua occhio perché il laser vi trita male. Come potete vedere, se colpite le teche si liberano appunto i nemici, eh. Adesso mi devo ricordare un attimo. Come cazzo lo giro sta cosa? Ah, così, ok. No, 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 no. No. Perché non... Le cavie sono vive. Vabbè. Dai. Perfetto. Allora, devo andare a metterne qui un altro. Non capisco perché ce ne sia uno in più, ragazzi. Quello è in più, mi sa, la vedete quello lì dentro? Si può liberare, ma è in più. Ovviamente non siete obbligati a uccidere tutte le cavie. Infatti non lo farò, vedo. Non è che qua rischio di... No, 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 no. Ok. Così. Ah no, ho detto una minchiata, porca troia. Ah no, sì, vedete? Ce n'è uno in più, non capisco per quale motivo. E no, non è uno in più. Che cazzo? Là me ne serve un altro. Ho detto la minchiata io, perdonatemi. Ricordavo ce ne fosse un altro qua. Eh no, vedete? Sì che ce n'è uno in più. Vedete, qui c'è questo, che adesso lo vado a posizionare.
L'altro là dentro non so perché sia lì, sinceramente. Adesso questo ce lo mettiamo qua. Carini questi puzzle ambientali, non mi sono dispiaciuti, eh. Allora, no, più avanti, diciamo. Ok. Sì, Yves, per cortesia. Grazie, ti voglio bene. Io le avevo per distrutte tutte queste qua, ragazze. Così. Perfetto. Perfetto. Non si liberano tutti adesso, vero? Ecco il nucleo. È fatta. Cella, vabbè. Cella di fusione. Let's go. Poi eventualmente rivedo ancora un attimo la build prima della boss fight. Come ben immaginerete, il boss che andremo ad affrontare si potrà affrontare solo con le armi da fuoco. Quindi eventualmente potrei mettermi qualcosa che aumenta quel discorso lì, l'attacco delle armi a distanza. È veramente un gioco fantastico, Stellar Blade. Peccato appunto, come vi ho già detto, per quei difetti. Le boss... Laboratorio, Scusate. secondo te gli umani lo utilizzavano per studiare in Aitiba? Oppure... Sì, è molto probabile, Lily. In fondo, conoscere il nemico è il primo passo per riuscire a sconfiggerlo. Ma questo posto a me sembra più una fabbrica di qualcosa. Dicevo, peccato per le boss fight finale, che le reputo pessime, le ultime tre boss fight finale, veramente pessime. Troppi documenti da leggere, avrei gradito più linearità e anche non per forza l'open map, appunto. Per il resto, a parte questo, non ho praticamente nulla di cui lamentarmi, buone anche le missioni secondarie. Ma non mi ricordo se qua il boss, ragazzi. Un'abilità posso anche aspettare. No, non dovrebbe essere qua. Cazzo, non siamo ancora arrivati? Eppure non... Oddio, Ci sto sono pezzo è una riuscito. bestemmia. Ho un brutto presentimento. Sto pezzo è abbastanza una bestemmia, vi devo dire. Anzi, fatemi ricaricare le munizioni, perdonatemi, là dovrei riuscire. Poi lì escono una marea di nemici. Il problema è che... Ok, negozio, perfetto. Allora... No, ma siamo pieni. Vabbè, lì va bene. Tac. Tac. E tac. Questo pezzo potrebbe darmi delle rotture. Vediamo un attimo come va. È figo come pezzo, eh? Però è un po' una rottura di coglioni. Sostanzialmente ci sono i laser. E Siamo bloccati. usciranno un botto di nemici. Poi c'è da far fuori pure quello stronzo là. Il problema è che qua poi vedete, arrivano da tutte le parti, no? Quindi è un continuo girare la visuale. Sono passati fra i laser senza neanche un graffio. Ci credo, stronzi. No. Devo stare attento qua. Questi qua non sprechiamo munizioni, facciamo così, va. Ok. Ma che cazzo? Ce l'hai fatta. Sì, ottimo. La prima volta ero morto in sto pezzo, devo essere sincero. Merda!
Più che altro ero andato contro i laser. Mi avevano fritto. Adesso. Questo per forza. Ok, ora l'ascensore dovrebbe andare. Qui c'è un problema però. Qui può succedere un bug spiacevole, che se il nemico mi prende di mira, questo qui sopra, non riesco a prendere l'ascensore e da sotto io non lo posso battere. Ok. La contaminazione è anche qui. Ci sarà un punto debole. Esatto, quello stronzo là. Bella. Allora, questo lo dovremmo leggere, ragazzi, eh? Questo non l'abbiamo letto, vi leggo la descrizione. Se no mi dimentico poi. Questo? Sì. Arnia. Se ritieni che tutti i native assomiglino a esseri viventi, sei in errore. Talvolta essi si aggregano, formando un'enorme massa di nidi ritorti e gonfi. Uno di questi nidi native è proprio l'Arnia, che produce continuamente altri piccoli native. L'Arnia è un nido vivente di native, agisce in fretta, perché essa genera di continuo piccoli native. Allora, apriamo la cassa. Ops, mi sono cagato addosso. Qui la contaminazione avanza. Guardate che bella l'ambientazione. Guardate che sono veramente belle, secondo me. Queste si aprono, ma non mi ricordo. Ok, hai qua chiuso. Serve un codice di sicurezza. Non mi ricordo dove si va avanti, ragazzi. Il codice di sicurezza è probabilmente quello lì. Questo qui. Forse si va avanti di là, quindi andiamo prima di qua. Siamo quasi. La strada è bloccata. Cercherò un'altra via. Possiamo qua si può deviare per il condotto. Si può intravedere il boss, ragazzi, da qua, là. Però devo per forza prendere. Questo. Codice di sicurezza per forza qua, dai. Infatti. Era da queste parti. Inserisci il codice. Capitano ovvio. Perfetto. Funziona. Le altre non le posso aprire, vero? No. Ah, ok, sto pezzo è una mezza rottura. Dobbiamo correre controcorrente qua. E non è per un cazzo. Ah, non posso, tra l'altro non posso manco correre. Devo sparare a quelli. Oh, grazie. Ok. Ottimo. Andiamo via. La boss fight è, mi pare sì, di sotto.
Oh, mamma, è una grande culla. Ok, dovremmo esserci. Ok. Abbiamo questo. Ah, questo è uno di quelli qua che dobbiamo, vedete, premere quelli che ci dice che vengono visualizzati e non in successione. C'è un campo base anche qui. Ok, ci siamo. Facciamo comunque una pausa. Direi. Attiviamo il campo base. Qua. Come si è messa munizioni? Non mi pare di che siamo pieni, eh. 32, sì, siamo full. Allora, tra l'altro. Posso. Potenziamocela la lama, dai. Anche se qui non la posso usare. Ah, tanto questi li devo sbloccare. Perché non ho ancora il trofeo dei 30 costumi. Molto belli, guardate quelli rilasciati. Con un ICI bianco e con un ICI nero, con l'ultimo aggiornamento. Sono molto fighi. Ecco, fatemi controllare una roba qua. Oh, ottimo, questa posso potenziarla. Aumenta del 15% la potenza d'attacco a distanza. Aumenta notevolmente la capacità massima di tutte le munizioni che possiedi. No, vabbè, questa non lo prendo, non la potenzio al massimo, dai. Va bene così. Oh. Questo ne vuole 8. Aspetto perché voglio prendere questo che aumenta la carica del Cherish Blaster. Cioè diminuisce quanto ci mette a ricaricarsi, a caricarlo. Ok, ci siamo. Allora, facciamo così. Facciamoci, riposiamoci. In Aitiba qui sembrano quasi umani. Questi Naitiba sono molto diversi da quelli presenti in superficie. Molti Naitiba non compaiono nel nostro elenco. Antico, tu ci nascondi qualcosa. Che cosa? Guardando quanto eravamo di tempo. Ok. Certo, questa non è una boss fight bella come possono essere quelle del gioco in generale, dove si combatte appunto con la spada, le schivate e così via. Però l'ho apprezzata comunque. Non ho apprezzato una cosa avanti che adesso ancora non vi posso dire, che c'entra sempre con questa boss fight specifica. Avrà dei punti deboli? Ricorda un po' la lontana il boss finale di The Space, vabbè, molto alla lontana. Cazzo. E una volta vedete che fa così, espone il suo punto debole che dobbiamo colpire per fargli ingenti danni. Cazzo, però siete dei bastardi, non li avevo visti quelli. Ah, questi qua è meglio sparargli se riuscite. Stavolta non mi faccio fottere. È bello coriaceo, eh. Cazzo, non ho schivato. Un imbecille proprio. Guardate che carina come boss, soprattutto comunque con le munizioni.
vedo un cazzo, giustamente, perché se devo guardare il boss non è che posso guardare pure i miei piedi. Cioè, o meglio posso, ma è una rottura di cazzi. Ok. Dai, rigenera le cose. Sono sempre tre. No, sto venendo di merda. Oh, sento. Non ho finito le munizioni, cazzo. Ma qua ci sono le munizioni? No. Buono. Dai che ci siamo quasi. Ok. Carina comunque, a me non è dispiaciuta per niente. Ah, non ho messo quello per avere più esperienza, vabbè, poi, anzi, fatemelo mettere subito prima che mi dimentico. Avevo la build per fare le altre cose, per fare la boss rush che non ho ancora fatto e così via. Allora, vabbè, adesso posso anche non metterla, eventualmente nel prossimo video. Allora, prima di prenderli... è un hyperdrive. Svolgimento carica beta MK2. Questo può essere interessante. Ricarica di più l'energia beta più velocemente. Oh, a livello... ah no. Ok, già il 2. Ricarica di energia beta bonus 11%. Arriverà magari al 15% una volta potenziato. Interessante. Questo. Equipaggiamento per penetrazione scudi. Oh, anche questo è molto interessante. Fa più danni agli scudi dei nemici, li penetra più velocemente. Dov'è che è? 14% a livello 1, guardate, ha una stella. Questo va bello su, eh. Penetrazione scudo più 14%. Beh, questi qua. Questo per... filmatino. L'ipercella si è conservata bene. Ottimo. Eve, ora stai attenta. Meglio se torni. Ti farò trovare il tetrapode ad aspettarti all'uscita. Il tetrapode? Eh? Fermo. C'è... c'è un lascito qui. Un lascito? Che cos'è? Un dispositivo con registrazioni dell'unità aerea precedente. Lasciano informazioni per le successive unità aeree. Capisco. Ma perché un'unità aerea sarebbe dovuta venire fin qui? Forse hanno scoperto qualcosa sull'Alfa o sull'Antico. Io guardo il lascito. Giorno 8 dopo il secondo lancio. Terza registrazione. Account lascito Raven. Unici sopravvissuti, Ripley e Anis. Le condizioni di Anis sono gravi. La morte è molto probabile di questo passo. Abbiamo scoperto questo laboratorio a 4,47 km dal punto di atterraggio. Sembra una struttura dove si studiavano i Nativa, ma è difficile ottenere informazioni a causa della grave contaminazione. Tuttavia, ho scoperto un fatto sconcertante mentre cercavo tra i dati. Prima della guerra chiamata guerra finale, ce n'è stata un'altra.
Una guerra combattuta tra l'umanità e gli androidi che l'umanità stessa aveva costruito. I cosiddetti Androeidos. Gli umani persero la guerra contro le loro creazioni. I pochi sopravvissuti si nascosero in strutture sotterranee, ma la caccia era appena iniziata. Tuttavia, un elemento inatteso ribaltò le sorti della guerra. Con l'umanità a un passo dall'estinzione, in Aitiba, potenti creature dall'origine ignota comparvero dal nulla. La guerra contro i Aitiba portò alla distruzione degli androidi. Fu in quel periodo che l'umanità riuscì a organizzarsi e a fuggire verso la colonia. D'ora in poi intendo indagare sull'origine dei Aitiba e trovare eventualmente al punto d'origine il Aitiba antico. A chiunque mi stia guardando, che la sfera madre vi benedica. Non credevo esistessero registrazioni del genere. E prima della guerra finale ce n'è stata un'altra. Non avevo mai sentito niente del genere alla colonia. Tu che ne dici, Adam? La storia dell'umanità è piena di guerre. Non mi sorprende che ce ne siano state prima della guerra finale. Sì, è vero. Ma è strano che questa non sia stata tramandata. Recupero il lascito e me ne vado. Aspetta, Eve. Ti vengo a prendere con il tetrapode. Ok, ti aspetto. Avete visto che sono stati menzionati questi Androeidos? Sembra che è la prima volta che vengono menzionati. Potete immaginare anche chi siano questi Androeidos alla fine? Ripeto, se la storia fosse stata più lineare senza l'open map sarebbe stata molto meglio, molto più godibile. Allora, io non voglio troppo perdermi le robe secondarie, poi le recupero da solo, ripeto, off screen. A parte la pesca, magari che ce la iniziamo insieme, ma tanto non è qua. Però, ora che ci penso, quella missione lì l'avevo fatta. Ah sì, ho capito, quella è quella. Se ti serve qualcosa, sono qui. Posso aiutarti? Oh, potenziamo la fiaschetta, benissimo. Ah sì, potenziamoci anche l'arma, dai. Sei andata alla grande. Torniamo a Zion? Yes. Saliamo a bordo. Questo pezzo almeno siamo riusciti a finirlo. Non lo salto l'atterraggio più che altro perché non mi ricordo se dopo ci sia un filmato. Non vorrei che mi salta qualche appunto filmato, quindi ho di evitare, aspetta. No, ok. Allora, io direi di usare il viaggio rapido, non c'è nulla di più comodo. Allora, dobbiamo andare qua. A dire il vero, forse qua poi dobbiamo andare da Orca. La... No. Tac. Ah, già, ma... Perdonatemi un secondo, ma le missioni, come si è messo? Ah, solo questa mancava. Cioè, di quelle che avevo attive. Ma, oddio, ma... no, ma dove cazzo devo andare? No, scusami un attimo.
Raggiungi la sala udienze. Ah, che quella, che pirla. Ah, molto carina qua, ragazzi. Guardate un po'. Questa la faccio perché è carina come cosa. Le bombe. Che scialbi. E qua si attiverà appunto la missione secondaria. Guardate un po'. Cosa vi sembra? Esatto, è un parrucchiere. Non lo leggo, parliamo con lui. Ehi! Ah, sei tu. In che senso, Shelby? Ah, hai sentito, quindi. Scusami tanto, non volevo offenderti, Angelo. Non volevo le tue scuse. Volevo solo capire perché l'hai detto. Che posto è questo? È il mio salone, parrucchiere Gwen. Kasim. Esperto in tagli. I tagli? Con uno dei miei tagli ti sentirai più bella e più sicura di te. Hai dei capelli splendidi, un gran potenziale. Ma è un potenziale nascosto al momento. Per questo ho detto che Shelby. Ah, davvero? Stai dicendo che tu sapresti darci una ravvivata? Certamente. Ma non ho con me gli attrezzi adatti in questo momento. Quei predoni me li hanno rubati. Non posso lavorare senza i miei attrezzi. E probabilmente li avranno buttati via. Non saprebbero neanche che cosa farci. Buttati via? Dove? Solitamente quella roba finisce nella discarica della Lambda. Ok, posso cercarli io. In cambio, mi sistemerai i capelli. Ottima idea. Mi mancano 3 cose: forbici, asciugacapelli e piastra. Tutto chiaro. Ti aspetterò qui, Angelo. Allora, questa la possiamo fare anche velocemente, ragazzi, eh. Tanto dobbiamo andare alla Lambda al volo, non ci vuole molto, è utile di farla questa, giusto per sfizio. Ah, posso usare il tetrapode per andare alla Lambda, quindi mi teletrasporto al tetrapode e andiamo alla Lambda col tetrapode. Allora, qua. E poi dopo andiamo avanti con la storia, oddio, ormai nel prossimo video andremo avanti con la storia. Sai arrivare alla sala udienze, vero? Lambda. Attivate, spuntate la missione, che almeno vi segna dove andare, no? Oddio, ma per intenderci. Qua spuntate, primo cliente, e adesso vediamo dove andare. Vedete? Qua, sono qui. Ciao, oh! Benissimo, posso usare anche... Posso andare direttamente col teletrasporto dall'accampamento, almeno facciamo molto prima. Tac. Viaggio veloce. Benissimo. Allora, ci sono... Fatemi ricaricare le munizioni. No, sono un coglione perché ho sbagliato. Qua. L'ho preso. Ok. Allora. Uno è qua dritto. Sì. È una mina.
miniera d'oro per ogni sorta di rottami. L'unico problema è che è troppo grande. Non è qua. Cominciamo. Ok, forbici, asciugacapelli. Forbici, asciugacapelli e piastra mancano. Dovrebbe essere lì uno, vediamo. No? Io non me lo segno in verde. Ah, e uno tra l'altro è là. Dovrebbero bastare due cariche per ucciderlo. E magari colpiamolo, magari. No. Ok. Ma che cazzo? Siamo fuori questo, va. Via dalle palle. In difficile fa tanti danni. Vabbè che non ho neanche una build difensiva, c'è da dire anche quello. Avessi una build difensiva prenderei meno danni, ovviamente. Ma dov'è il... è questo? Perfetto, piastra, manca il fono. Volevi, giusto per e siamo a posto. Perché riesco a uscire? Ma no, è vero, mi fa tornare direttamente dal committente, meglio di così. Questa cosa è comodissima. Già 40 minuti, ancora 20 minuti di tempo. Ah, quindi non dicevi tanto per dire. Non credevo mi avresti aiutato davvero. Grazie. Ora mi sistemi i capelli. Niente roba scialba. Te la sei proprio presa. Dunque, posso iniziare? Vorrei anche una pedicure, possibile. Allora, qui potete provare, potete cambiare, vedete? Le varie acconciature. Dovete acquistarle. Vabbè, non costano neanche tanto. Questa qua è carina, eh? Mi piace questa, questa già sì. No, decisamente bocciata. Carina questa. Con le stelline lì. Mi sembra che su questa. Oh, questa mi piace. Opto per questa, dai. E tra l'altro possiamo cambiare anche il colore. Ripetete con me, rossa di capelli, golosa di... sapete, no? Non mi piace però il rosso. Facciamo così. Non male, Angelo. Un'ottima scelta. Eh? Che te ne pare? Non saprei. Mi danno più sicurezza, questo sì. Adam, tu che ne pensi? Non saprei. Non chiederlo a me. Non s'abbinano neanche male col costume, ragazzi. Questi qua. Sono carini, eh. Ok, bando le ciance, andiamo avanti.
Sì, devo dire che mi piacciono. Accendo la luce perché non vedo più una cippa. Sto giocando con la luce spenta, ma è sera. Non vedo più nulla. Ok. Chissà se lui lo metteranno come boss in un tipo DLC. Sto presentimento che lo metteranno. Se vuoi sapere come trovare il Nightiva Alpha, va a parlare con Orkan. Tac. Come mi aspettavo. I miei occhi dicevano il vero. Ottimo lavoro, Adam. Penso che lascerò a te anche questa. Andiamo all'Hyperdrive. Anche Man me lo aspetto come boss in un ipotetico DLC futuro, eh. Energia nel drive secondario. Avvio attivazione. Anzi, già me lo aspettavo di base nel gioco come boss, non so perché. Più luce. Sì, i nostri sforzi sono valsi la pena. Perfetto. Torniamo da Orkan. Ma è veramente figo, eh? Ehi, spostati, sono occupato. Ma Angelo? Scusa se non ti ho riconosciuta. Sono proprio un ingrato. Però guardate dove siamo, siamo sopra. Ah. Ma non l'avevo neanche visto sto pezzo nella mia blind. È bello vederti, Angelo. Ho sentito che hai recuperato un'altra ipercella. Fantastico! Ah! Anche questi non li avevo notati. Magari faccio in tempo anche iniziare la prossima parte di trama al volo, però, giusto iniziarla, forse. Ancora una volta, grazie. Prego. Ora tocca a lei. Aspetta, ti darà una risposta. Sì, dai, lui me lo aspetto come boss. In un dirsi. Nel vecchio centro della città ci sono un impianto di depurazione e un cimitero di treni. Sto rilevando le frequenze di un Nightiva Alpha che arrivano da Matrix 11. Matrix 11. Invierò i dati cartografici al tetrapode. Vi guiderà nel vostro tentativo di arrivare al luogo in cui si trova il Nightiva Alpha. Grazie per l'aiuto, significa molto. Non è niente se comparato a quello che avete fatto voi per Zion, ve l'assicuro. Buona fortuna. Lì, in questa Requiem in Matrix 11, affronteremo ben tre boss. Uno di questi è il mio boss preferito in assoluto del gioco. Ed è appunto Nightiva Alpha. Stupenda, meravigliosa quella boss fight. Allora, andiamo al tetrapode al volo. La città sembra diversa. Ah già, anche questo è importante, guardate. Vedo più persone, più cartelli. Ve l'ho detto, i nostri sforzi sono stati ripagati. Non credo che continueranno a guardarci di traverso.
Buono a sapersi. In effetti mi stava venendo un po' di ansia. Io ora vado al tetrapode. Perché non ne approfitti per goderti il nuovo paesaggio? E appunto, mano a mano che andate avanti, la città si popolerà, no? Di persone, ovviamente vi metteranno, come potete vedere, guardate quante missioni secondarie. Un macello di missioni secondarie. Però, ripeto ragazzi, queste me le faccio off screen. Per i punti abilità. Salvo quelle magari dove ci sono dei boss, perché ci sarà un'altra missione secondaria che ci porterà a una boss fight. Quanto manca? 50 minuti. No ragazzi, non vale la pena che io inizi il pezzo, lo iniziamo nel prossimo video. Oh, non avevo attivato questo. No, sì. Allora, attiviamo una missione secondaria, giusto per... Però mi devo ricordare... come faccio a ricordarmi qual era quella... dove si sblocca appunto la boss fight di cui vi ho detto prima? Io non voglio seguirti, scusa. Che succede? Cosa devi dirmi? Ti avevo detto di seguirmi in silenzio. Un dono ignoto. Ok, però... Ok, è lui. No, non è questa, non mi pare sia questa la missione. Che vi dicevo io, dove c'è poi la boss fight. Oh sì. No, non è questa. Ma oh, controller è nato dove cazzo ha voluto lui. Io ho premuto di là, ve lo assicuro. Eccoci dunque. Perché mi hai portata fin qui? Piccolo cieco. Ehi, rilassati. Sono un messaggero. Prendi. Questo è un terminale. Questo dispositivo è protetto da un codice quantico. Cosa vuoi che ne faccia? Non chiederlo a me, Angelo. Mi è stato chiesto di darti quel terminale di nascosto. Buona fortuna. Ehi! Non mi ricordo che cosa ci devo fare. Ah, tutto qua. Ok. Bene, brava io. Allora, vediamo. Vorrei che fosse quella. Dobbiamo andare a vedere, va. No, ve lo dico subito, no. Questa. Angelo! I razziatori l'hanno rapita! Ti prego, salva mia sorella! Dove sono i razziatori ora? Laggiù, nel vicolo! Ah, ok, sì. Aspetta qui. Mi ricordo, il problema è che... Speriamo di farcela col tempo, ragazzi. Faccio veloce. Grazie sul filmatino. Mi manca 5 minuti. Perché? Colpita alle spalle, vigliacco. Angelo, Angelo! Sono tutti contenti di chiamarti Angelo, solo perché vieni dalla colonia. Noi non siamo degli esseri umani come te, quindi... Per
Perché dobbiamo scavare nei rottami e nasconderci dai Nightiva solo per sopravvivere? Perché? Ma non lo sapevo. Com'è possibile? Tutti voi siete dei veri angeli. Fra tutte le ricchezze, niente è più prezioso dei materiali che si trovano nel vostro corpo. E con un corpo all'avanguardia come il tuo, devo dire... Altro che l'avanguardia. Devo ammettere che sarà bello sentire un grazie per una volta. Eve, stai bene? Occhi su di me, ce la fai? Adam. Sono mercanti del mercato nero. Non pensavo attaccassero i membri delle unità aeree. Non può essere. Mai visto nulla di simile. Sembra che i Nightiva non siano gli unici nemici degli umani. Dobbiamo rimetterti in sesto. Ritorniamo al rifugio. Ditemi che è finito il filmato, ragazzi, non ho più tempo, cavolo. Merda. Eve, eccoti. Da un'occhiata qui. Cos'è? Questo è un rilevatore di segnale alfa. È un dispositivo che usa le leggere risonanze del nucleo alfa per individuarne la posizione. Non ha un raggio molto ampio, ma... ti tornerà utile quando andrai verso la posizione che ti ha indicato Orkal. Wow, fantastico! Alla fine mi ruberai il lavoro. Pensavo di averti già rubato il lavoro. Piccola peste. Grazie per essermi sempre d'aiuto, Lily. Ancora una cosa. Non ho tempo. Potresti girarti un attimo? Ah, cosa che vuoi fare? Ah, già qua vi aggiungeva forse un esospiro, non mi ricordo. Ecco, fatto. Cosa hai fatto, Lily? Ho regolato la distribuzione della cella corporea. Non senti il corpo più leggero? Ah, doppio salto, perdonatemi. In effetti, mi sento diverso. Qua sbloccavate il doppio salto. Dai. Quando salterai, ti assicuro che noterai la differenza. Meno male, ragazzi, è finito, non ho più tempo. Siamo a 59 minuti di video. Sapete che massimo posso registrare un'ora, no? Ok, mi fermerei qui. Quindi eventualmente mi attivo le missioncine da solo off screen e tengo da parte quella dove c'era la boss fight. Nel prossimo video valuterò poi il da farsi. Alla prossima, ragazzi, bella lì.